chiamo Ugo Bressanello, ho 48 anni, sono adottato da diversi anni in Sardegna. Ho fondato Domus de Luna e siamo qua in realtà alla locanda dei buoni e cattivi, che è un pezzettino sempre più importante di Domus de Luna. La locanda dei buoni e cattivi è una locanda a tutti gli effetti, per cui ci sono camere dove si dorme e dove si riesce ad avere la colazione e il servizio classico di bed and breakfast. E poi c'è un ristorante dove sono impiegati prevalentemente i ragazzi, che sono poi i ragazzi di Domus de Luna. Domus de Luna nasce quando gli istituti stavano chiudendo. È un gruppo di persone, di amici, che hanno deciso privatamente di fare qualcosa, di provare a fare una piccola differenza. Oggi Domus de Luna è innanzitutto quattro case, quattro comunità, dove accogliamo e curiamo i piccolini, come li chiamiamo noi, i ragazzi più grandi e le mamme. Queste attività nelle comunità sono sempre state accompagnate da interventi fuori, nelle scuole, cercando di fare uso della musica, dell'arte, in modo nuovo per cercare di discutere e fare con i ragazzi discorsi che altrimenti risultano un po' pallosi, no? Questo oggi è diventato l'Exme, che è l'ex mercato che è qui vicino, sempre in provincia di Cagliari, Santa Teresa di Pirri, e negli anni è stato un momento di incontro, oltre che decine e decine di laboratori in giro per tutta la Sardegna. Poi è cresciuta e oggi è una realtà che è partecipata da 70-80 persone che collaborano. Qui alla locanda oggi, e sono passati solo 2 anni, ci sono, se non ricordo male, 18 contratti di lavoro. Alcuni di questi ragazzi hanno già iniziato a cambiare posto di lavoro e per noi questo è un orgoglio. Nel sogno di qualcuno di loro c'è, e ci auguriamo che sia breve, anche se secondo me è prematuro parlarne oggi, c'è l'idea di un domani mi metto in proprio. Domus de Luna nasce da questo gruppo di amici, nasce in Sardegna anche grazie alla Sardegna, grazie a degli spazi che qui sono un po' diversi. Sarà anche il fatto che uno ci arriva, come ci sono arrivato io, a un certo punto della propria esistenza in cui dici: ma cosa voglio fare da grande? E comunque sia, il respiro è un altro e a quel punto le scelte forse diventano, non so se più serie, comunque magari più meditate. Prima di Domus de Luna, quindi diciamo una decina d'anni fa, facevo tutt'altro. Ero amministratore delegato di Excite per l'Europa, ero vice president in Tiscali. Sono stato molto fortunato, ho avuto l'opportunità di lavorare sia in Italia che all'estero, però il mio ruolo nel terzo settore, il mio ruolo nel sociale è sempre stato da volontario. Quindi ho lasciato tutte le cariche, tutti gli incarichi che ricoprivo con la fine del 2004 e da allora eccoci qua. Domus de Luna è privata e nello stesso tempo è pubblica come gli enti pubblici non sanno essere. Noi penso che in questa fase storica stiamo supplendo al pubblico, a un pubblico che è assente e che non fa quello per cui probabilmente paghiamo tutti quanti le tasse, no? Noi abbiamo lavorato tanto nella scuola. La scuola è un macello, è terribile. Però nelle scuole ci sono dei santi, ci sono dei missionari, ci sono delle persone straordinarie. Gli enti pubblici sono lo stesso, cioè è veramente difficile immaginare a che cosa servono tutte quelle persone, tutte quelle risorse, se non nel nostro caso, nella gran parte dei casi, a parte i missionari e quelli eccezionali, a metterti i bastoni tra le ruote, a rallentare le procedure,
a crearsi delle piccole situazioni di potere. Le difficoltà ci sono e vengono anche da chi non te l'aspetti, però questo non vuol dire che non si possano fare cose. Noi alla fine, se ci guardiamo alle spalle, in 10 anni abbiamo aperto 4 case di cura e di accoglienza, abbiamo questa locanda che va benissimo, continua a riscuotere premi ovunque e ad avere per fortuna anche tante persone, che è la cosa più importante, che vengono qui a mangiare e a dormire. Non deve essere una scusa, un alibi troppo facile, sarebbe quello dei 1000 problemi per fermarsi e non fare. Noi non siamo bravissimi a comunicare, però ci proviamo soprattutto facendo leva su quello che è stato anche per Domus de Luna uno strumento importante di crescita e di partecipazione, che è internet. Crediamo fortemente a questa partecipazione, a questa condivisione delle informazioni grazie alla rete, e usiamo questo per promuovere la locanda dei buoni e cattivi. La locanda dei buoni e cattivi già negli ultimi mesi ha ricevuto diverse proposte per replicarsi sia all'interno della Sardegna e anche fuori in altre regioni d'Italia. Noi abbiamo deciso di fare un passetto per volta. Nel frattempo, quello che stiamo facendo, alla luce di richieste che sono state fatte proprio dai clienti che venivano in locanda, si trovavano bene e avevano necessità di permanere più a lungo, abbiamo realizzato 3 appartamenti che stiamo mettendo in rete con la locanda, gestiti sempre dalle mamme, dai ragazzi, dove chi deve rimanere per un tempo più lungo o deve permanere con la propria famiglia ha la possibilità di essere assistito, accolto con le stesse caratteristiche che abbiamo qua, ma con una maggiore indipendenza. Quando ho iniziato a fare impresa in Sardegna sono rimasto subito folgorato dalle possibilità incredibili che ci sono in questa terra e che sono risorse naturali. C'è un sole che non c'è da nessun'altra parte, c'è un clima che forse è unico in tutto il Mediterraneo. Ecco, io mi auguro che nei prossimi anni tutte queste risorse, che sono veramente tesori della Sardegna, possano essere riscoperti, e grazie anche a attività come la nostra, ristorative, di ricettività turistica, possano costituire in maniera pulita, no? Con il rispetto massimo dell'ambiente, una modalità per fare impresa e per far sì che i giovani abbiano un futuro finalmente chiaro e non nero e scuro come quello che oggi i ragazzi vanno in giro a raccontare.